Salve ragazzi, bentrovati nella seconda parte del video dedicato alla Sega da banco Evolution Rage 5S. In questa seconda parte parleremo del montaggio del carrello e di alcune accortezze che sarebbero utili e che personalmente nel manuale non ho trovato, anche perché della lingua italiana in tutto il manuale non c'è traccia e magari vi do anche qualche dritta per facilitarvi tutto il montaggio in generale. Innanzitutto la struttura di base, la struttura del carrello arriva interamente smontata in tubolari di metallo. E a parte in questa scatola di cartone che sto segnalando col puntatore laser, trovate il set di minuteria relativo, composto da una varietà di dadi, bulloni, rondelle e alcuni separatori in plastica, tutto di colore nero. Occhio quindi che se qualche bullone o qualche altro componente di questi qua vi cade dentro la struttura nera della sega, non è facilissimo individuarlo, quindi attenzione. Le chiavi di montaggio necessarie non sono incluse, ragion per cui procuratevi una 8, una 10 e una 13. Vi consiglio di procurarvele a tubo. E a parte questo, anche un cacciavite a croce di dimensione medio-piccola. Oltre a questo, vi consiglio di tenere a mano anche un po' di rondelle relative a queste misure che vi ho elencato, perlomeno una per ogni bullone. Perché all'interno del set, anziché inserire una coppia di rondelle, hanno voluto metterne la metà. Ragion per cui vi troverete a dover scegliere, se non avete delle rondelle vostre, se mettere la rondella da parte del dado o del bullone. A me piace metterle, da entrambe le parti, ora non fate battutacce, ragion per cui insomma ci vogliono. Specialmente quando dovete andare a fissare i tubolari nello chassis di plastica della sega, perché essendo plastica, insomma, ora lo vediamo. Che altro? Queste vi faccio vedere, vedete qui, in tutti i punti di giunzione ho messo una rondella aggiuntiva. Ok. L'unica parte montata che troverete è il tubolare con questa leva. Vedete qui in basso a sinistra? Questa è una leva di aggancio e sgancio che deve stare dalla parte del manettino che serve per regolare l'alzata della lama della sega. Quindi anche qui non c'è il rischio di sbagliarsi. Questa, vi ripeto, è l'unica parte che troverete montata all'interno, cioè tra i vari tubolari che dovrete andare a comporre. Quindi a questo punto aprite la bustina contenuta nella scatola di cartone, questa qua sopra, e iniziate a organizzare tutta la minuteria contenuta separandola per misure. Giusto per eliminare un po' da subito qualcosina, vi consiglio di montare le ruote al tubolare corrispondente. Ruote che ovviamente sono queste qua in basso, e il tubolare è questo con questa forma unica, quindi è anche facilmente identificabile, e i perni delle ruote anche sono quelli più lunghi, sono facilmente riconoscibili. Perché da un lato hanno la testa piatta e parzialmente tagliata e si accompagnano con dei dadi da 13 mm. Tra la ruota e il telaietto di metallo metteteci un separatore, una rondella, in modo che vi possa garantire la fluidità di rotazione delle ruote. Qui, prima che mi dimentico, vi vado già a dire una piccola cosa che non mi ha fatto fare i salti di gioia relativa alle ruote. La parte nera delle ruote è plastica dura,
sarebbe stato forse meglio una gomma più morbida, anche per una questione di sia come dire, stabilità, sia di un minore sollecitazione di quelli che sono i giunti nel momento in cui si va a muovere tutto quanto il carrellino. Ma forse magari sto esagerando. Sono buone le ruote, assolutamente, ma è un piccolo appunto, io le avrei gradite con della gomma anziché con della plastica tutta attorno. Quindi, continuiamo. Ora la domanda. Siete pronti alla domanda quiz numero 10? E allora, a casa avete un cartone, un telo o una vecchia coperta? No? Trovate un barbone e fregategli una di queste tre cose, nessun problema. Vedete, tutto si risolve. Perché ve lo dico? Perché vi servirà per mettere, da mettere a terra per poi metterci sopra la sega capovolta. In pratica la base, la struttura, il piano della sega, questo qua va per terra e vi troverete chiaramente la sega capovolta e su questa sega capovolta inizierete a montare i vari tubolari. Ok? Allora, la prima cosa da montare saranno questi due tubolari. Allora, questo e il fratello gemello qui a sinistra, ok? Questi due tubolari vanno a essere montati direttamente sullo chassis di plastica della sega. E qui mi raccomando. Mettete le rondelle, delle ampie rondelle dalla parte dello chassis di plastica in modo da aumentare la superficie di presa. La plastica è buona, è una plastica abbastanza grossa e abbastanza anche flessibile, quindi non si dovrebbe rompere e di certo non dovete stare lì a stringere dadi e bulloni come dei folli. Insomma, avrete anche dei dadi autobloccanti, quindi non si dovrebbe verificare il rischio di uno smontamento improvviso in fase di utilizzo. Però metteteci queste rondelle dalla parte dello chassis di plastica perché così, insomma, limitate la possibilità di eventuali rotture. Allora, in questo caso vi ricordo che dovete utilizzare una chiave da 8 e un cacciavite proprio per iniziare a stringere questi 4 dadi e bulloni. Fatto questo, passate al tubolare a forma di U, rappresentante la base. Un secondino. E allora, qua c'è il manuale, il tubolare a forma di U è questo qua. Ovviamente dentro la scatola ve lo troverete smontato e qui e dall'altra parte ci sono due fori per ogni lato. Due fori per ogni lato, dicevo, questo tubolare si inserisce dentro quest'altro che fa da piede. E questi due fori per ogni lato vanno con dei dadi e bulloni che sono tra i più piccoli di tutto il set fornito, quindi li riconoscete anche abbastanza facilmente. La testa del bullone è una testa per cacciavite a croce e dall'altra parte vi troverete un dado da sempre 8 mm. Pure lì, se avete avuto l'accortezza di procurarvele, metteteci qualche rondella aggiuntiva, ok? A questo punto vi dovrebbero restare unicamente bulloni a testa piatta con sotto come dire, un profilo quadrato e i loro relativi dadi da 13 mm da accoppiare, chiaramente in ugual numero. Oltre a questo avrete anche dei separatori in plastica che vanno inseriti qui, qui, qui e qui. E anche là sotto. Ci sono 1, 2, 3, 4,
Quindi 8 spessori di plastica ci dovrebbero essere, se non erro. Cosa vi consiglio? Beh, vi consiglio di andare a mettere i bulloni a testa piatta con sotto il profiletto quadrato, andandoli proprio a incastonare nei fori quadrati dei tubi. Identificate subito. La parte del dado deve essere sempre all'interno e la testa piatta chiaramente all'esterno, in modo da evitare in fase di uso della sega qualsiasi intralcio, che so, magari col pantalone vi potreste puntare o intralciare con il dado, cosa remota, però voglio dire, è possibile, visto che stiamo parlando di uno strumento comunque molto molto pericoloso quando è acceso, è bene non avere superfici che possano agganciare i vostri vestiti. Dopodiché, andiamo a vedere un pochino. Allora, fatto questo, nulla. Per il montaggio che segue, vi potete tranquillamente aiutare con la foto che trovate sul manuale. All'interno del manuale c'è anche questa paginetta indicante i vari passi. Non è proprio chiara, anche perché si tratta di disegnini, di figure A, B, C, D, così. Oddio, c'è da starci un pochino dietro. Io per il montaggio ci ho impiegato la bellezza di 1 ora e mezza e stavo sinceramente entrando in crisi. Ma alla fine, fortunatamente, ho trovato la chiave giusta, la chiave di montaggio, diciamo, e tutto quanto è andato a buon fine. Vi consiglio di iniziare a montare i dadi bulloni dapprima stringendoli semplicemente a mano. Li dovete appuntare l'uno con l'altro, in modo che se commettete qualche errore non c'è bisogno di stringere, mollare, possibilmente schiacciare un pochino più del dovuto il tubolare. Ecco, se li stringete a mano potete già organizzare tutta quanta la struttura, vederne la buona e organica riuscita, il corretto montaggio. Dopodiché, con calma, andate a serrare correttamente tutta la minuteria montata. Bene, fatto ciò, vi trovate nella scatoletta di cartone dei tappini di plastica che vanno infine inseriti qui, qui e nella parte dei manici superiori. Allora, ora potremmo parlare di ingombri. Vi dico subito, la sega, quando è in posizione operativa, misura 64 cm per 1,20 m. 64 cm, che sono ovviamente la larghezza che state vedendo. Se la volessimo girare, aspettate che tolgo di mezzo sta scatoletta che sta di mezzo. Se la volessimo girare così, sappiate che siamo nell'ordine dei 65 cm di ingombro, centimetro più, centimetro meno. Aprirla, chiuderla. E allora, aprirla è cosa estremamente facile, perché semplicemente così com'è, senza fare sforzi eccetera, devo spingere i maniglioni in basso. Ci sono dei piedini fissi che aiutano e questo è il risultato. Quindi già così ho conseguito una struttura assolutamente stabile, ferma, e per sganciarla vado a pigiare la leva che sta qua sotto col piede o con la mano e inclinare nuovamente sui piedini fissi. L'accompagno delicatamente. Alla fine c'è il ferro a U, lo chiamo così, che impedisce il ribaltamento.
me la tiro a me e con una sola mano, vedete, me la sposto con una leggerezza unica e praticissima, sembra di portare a spasso un cagnolino. Ok? Che altro vi posso andare a dire? Andiamo a rinquadrarla, visto che l'ho messa un pochino più in là. Niente, la serga è fantastica. Fantastica perché poi, insomma, scopriremo in corso d'opera tutte le sue potenzialità. L'unico appunto è la mancanza di queste 10 rondelle che saranno più o meno, e il discorso delle ruote che sono in plastica, e la parte nera sarebbe stato molto più utile averla in gomma. A parte questo, tutto quello che si può criticare è assolutamente superfluo e velleritario, insomma è inutile stare a criticare questo prodotto. Vi posso dire che la base con il carrello è di una stabilità assolutamente eccezionale. Quindi se in qualche negozio avete avuto modo di vedere altri prodotti, altre seghe simili, io prima di comprarla già ne ho visti un bel po', sappiate che questa secondo me è quella che conserva la migliore stabilità in assoluto tra le tante che ho avuto modo di poter valutare. Ok? A questo punto che ve lo dico a fare? Iscrivetevi, cliccate sulla campanella se già non l'avete fatto, perché a breve uscirà anche il test di prova con tutti i materiali che questa meraviglia può tagliare. E come dico sempre, state in campana. Ok? Ciao e alla prossima!